Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Io sono Luca e in questo video voglio condividere con te un argomento un po' diverso dal solito, un argomento nuovo che però è un argomento che per me è stato molto importante e quindi voglio condividerlo con te per aiutarti ad aumentare la produttività aziendale e personale. Passiamo direttamente a video. In questo video voglio condividere con te quello che è la matrice di Eisenhower o di Covey per la gestione delle priorità. Il metodo alla base della matrice di Eisenhower permette la gestione delle priorità attraverso la valutazione delle attività secondo quattro criteri per massimizzare appunto, come ti dicevo, l'attività, la produttività aziendale e personale. La matrice di Eisenhower che vedremo successivamente serve a ordinare le priorità separando ciò che è urgente da ciò che è superfluo, classificando le attività giornaliere in base al loro grado di urgenza e o importanza. Facciamo un passettino indietro, parlando un attimino, volevo spiegarti qual è il concetto di importante. È opportuno precisare innanzitutto che importante è un concetto soggettivo. Ciò che è importante per te non può esserlo per qualcun altro, ed inoltre ciò che è importante oggi può non esserlo in un altro momento della tua vita, perché ovviamente ci sono delle priorità. Le priorità appunto sono legate ai nostri valori, principi ed obiettivi e possono quindi essere diverse per ciascuno di noi. Imparare a gestirla con la consapevolezza della nostra scala di valori è quindi fondamentale per un'efficace gestione del tempo, soprattutto quando si lavora in team. Come vedi, questa qui è la struttura della matrice di Eisenhower. Sono quattro quadranti dove puoi vedere le varie sezioni e i vari quattro quadranti che incastrano urgente, importante, urgente, non importante, non urgente, importante, non urgente, non importante. Come vedi, poi questa qui è un esempio di quello che è la matrice, qui di seguito andiamo a vedere i vari quadranti, quindi il Q1, il Q2, il Q3 ed il Q4. Possiamo riassumere i quadranti in questo modo. Il Q1, quello in alto a sinistra, è un quadrante di crisi, perché siamo in una situazione dove abbiamo un'attività da fare ed è urgente ed è importante. Nel secondo quadrante, quindi quello sempre in alto ma sulla destra, siamo nel quadrante della qualità, dove dobbiamo fare qualcosa di importante, un'attività importante, ma che non è urgente, quindi riusciamo a dedicargli il giusto tempo e la giusta attenzione. Il Q3 è il quadrante dell'inganno, il quadrante dove ci sono le attività urgenti, ma di fatto non importanti. Il Q4 è il quadrante dello spreco, quindi le attività che non sono né importanti né urgenti. In Q1, riepiloghiamo. Qui andiamo direttamente un pochettino più al sodo. In Q1 troviamo quelle azioni che vanno compiute al più presto e che non sono delegabili ad altri. Progetti in scadenza, telefonate ai clienti, problemi pressanti e da risolvere con urgenza, programmi in scadenza già scaduti. Le attività che rientrano in questo quadrante vanno ridotte al massimo, in quanto sono quelle che aumentano il rischio di farti perdere il controllo della situazione, trovandoti a lavorare in costante emergenza. Le conseguenze? Aumentano le probabilità di commettere errori, ed anche riuscendo a riconoscere eventuali errori commessi, non avresti il tempo per rimediare. In breve, se la maggior parte della tua giornata è concentrata su quello che è il quadrante 1, hai difficoltà a gestire il tempo, ma sono gli impegni a gestire te di fatto. Nel quadrante numero 2, il quadrante più importante, il quadrante della qualità, come abbiamo visto. Il Q2 è il quadrante relativo alle azioni importanti ma non urgenti, come progetti a medio e lungo termine, attività mirate al tuo miglioramento personale o alla definizione di nuove strategie operative da mettere in pratica. Corsi di formazione, attività sportive, controlli ed esami medici, ricerca di nuove opportunità di business, sono tutti esempi calzanti di attività incluse nel quadrante della qualità del Q2 che servono ad aiutarti a gestire meglio te stesso ed il tuo tempo ed a migliorare la qualità della tua vita. Avendo carattere strategico e a lungo termine, possono essere affrontate senza la pressione dell'urgenza, ma se continui a rimandarle, le esecuzioni prima o poi rientreranno nel quadrante Q1, quindi nel quadrante della crisi. Keep calm, ma datti da fare. Il quadrante Q3, le attività urgenti ma non importanti rientrano nel Q3, il quadrante associato all'inganno, come abbiamo visto. Si tratta di azioni ritenute urgenti e considerate ingannevolmente importanti, quasi sempre dipendenti da persone o comunque situazioni esterne, spesso e volentieri delegabili, come possono essere riunioni superflue, mansioni che non ti competono ma che ti sono state scaricate da qualcun altro. Impiegare il tuo tempo nell'attività del quadrante Q3 non farà altro che rubarti risorse ed energie per occuparti di ciò che ti riguarda e ti interessa davvero. Andiamo all'ultimo quadrante.
Il Q4 comprende tutto ciò che è puro e semplice spreco di tempo, attività banali e superflue, distrazioni, scuse più o meno consapevoli per rimandare ciò che è davvero importante o urgente. Molto spesso si tratta di una via di fuga per chi è soverchiato da problemi, che ha paura di affrontare e che inevitabilmente finirà per rimpiangere di aver sprecato inutilmente il proprio tempo. Conclusioni. E quindi come ti avevo già un po' accennato, è evidente che più occuperai il tuo tempo con l'attività del quadrante 2, meno sarai costretto a far fronte alle urgenze. Se infatti avrai pianificato un progetto con largo anticipo, quando arriverà il giorno della consegna non ti troverai nello stato di urgenza. L'importante è tenere sempre presente che una cosa urgente non diventa automaticamente importante e che, se non lo è, andrebbe completamente ignorata. Quali sono i dati necessari per la compilazione della matrice che abbiamo visto prima? Alla base della matrice di Eisenhower deve esserci prima di tutto un elenco dettagliato dei tuoi impegni, ordinati in base alla priorità e individuando nel modo più accurato possibile le scadenze e le risorse a tua disposizione. Potrai a quel punto concentrarti sui primi due quadranti, cercando di limitare al massimo il passaggio delle varie attività da non urgenti a urgenti. Ecco un piccolo trucco per tenere a mente questo schema utilizzando la parola time. Time Q1 tassativo. I per il Q2 importante e indispensabile, M per il Q3 mobile e darne mansione a qualcun altro, la E Q4 eliminabile dal quadrante dello spreco. Pianificando anticipatamente il tuo lavoro, utilizzando la matrice di Eisenhower, ti consiglierà di aumentare la tua produttività, ridurre lo stress e disporre di più tempo libero da dedicare ai tuoi affetti e alle tue passioni. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!